I miei piccoli eroi presenta Dante Alighieri, il poeta padre della lingua italiana. Mi chiamo Dante Alighieri e nel corso della mia vita ho inventato molte storie meravigliose. La mia storia più importante racconta di un viaggio nell'aldilà, grazie a questo libro considerato il padre della letteratura italiana. Questa è la mia storia. Sono nato a Firenze nel 1265, in un'antica famiglia di uomini d'affari. Quando avevo 12 anni, è stato deciso che avrei sposato Gemma Donati. Ma in verità il mio grande amore l'avevo già incontrato 3 anni prima. A 9 anni, infatti, sono stato invitato a una festa. Stavo giocando con gli altri bambini quando è arrivata la figlia del padrone di casa, Beatrice. Una bambina bellissima, tutta vestita di rosso. Ero rimasto a bocca aperta, incantato. Passavano gli anni, io crescevo e avevo sempre nuovi interessi. A quel tempo a Firenze era arrivata una poesia dolce, d'amore. Il mio amico Guido Cavalcanti era forse il più bravo di questi nuovi poeti. Guido, sarebbe bello fare un viaggio in barca con 3 meravigliose ragazze e passare il tempo a scrivere poesie d'amore per loro. E così, su quel viaggio, ho scritto una poesia e poi ne ho scritte molte altre. Ero diventato un poeta anch'io. Quando avevo 18 anni ho rivisto Beatrice. Mi ha salutato e mi ha sorriso. Ma io ancora una volta sono rimasto muto come un pesce. Da quel momento le mie poesie sono state quasi tutte per lei. Le ho poi raccolte in un libro intitolato Vita Nova. Eppure, anche se ero super innamorato, non le ho mai parlato. Anche perché Beatrice è morta molto giovane, pochi giorni prima del suo 24esimo compleanno. Ero disperato, non riuscivo a smettere di piangere. Questo non è stato il mio unico dolore. Mi ero appassionato alla politica, mi interessavano le liti tra i guelfi e i ghibellini, e poi tra i guelfi neri e quelli bianchi. Dante, sei sicuro di aver fatto bene a schierarti coi bianchi? Purtroppo mi sbagliavo. I neri vinsero e io fui cacciato dalla mia città. Una cosa la potevo fare. Potevo scrivere un libro così importante che tutti avrebbero dovuto ascoltarmi. Sarà importante perché parlerà dell'aldilà e di come ci si deve comportare per finire in paradiso. E sarà diverso perché lo scriverò nella lingua del popolo. Così tutti leggeranno la mia commedia. La intitolerò così perché inizierà male, all'inferno, e finirà bene in paradiso. Proprio come le commedie. E quella storia l'ho scritta davvero. Ho descritto il mio lungo viaggio in un mondo stranissimo. In questo viaggio mi ha accompagnato Virgilio, un grande poeta dell'antichità. Lui mi ha protetto dai mostri e dai diavoli. Dopo l'inferno ho raccontato il purgatorio, quel posto in cui chi è destinato al paradiso deve imparare a comportarsi ancora meglio di come ha fatto in vita. E alla fine si arriva al paradiso terrestre. Il paradiso terrestre è un giardino bellissimo in cui la tradizione racconta che sono stati creati Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna. Ed è anche il punto d'accesso per il paradiso, che è il posto dove stanno Dio e tutti i beati. In paradiso mi ha accompagnato Beatrice, la mia amatissima Beatrice. Il mio libro finisce quando esco dal paradiso e sono pronto a ritornare a casa, anche se a Firenze non sono mai più tornato. Sono morto a Ravenna nel 1321, in esilio. In compenso, però, la mia commedia è stata letta da milioni di persone e io sono diventato il padre della lingua italiana. Mi chiamo Dante Alighieri e questa è la mia storia. Ho vissuto in un periodo intenso e, nonostante siano passati i secoli, il mio libro è ancora amato, studiato e preso a esempio. E il mio nome è diventato grande. Se vuoi saperne di più, corri in libreria. Non perderti i libri della collezione I miei piccoli eroi. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube.